Fatti qualcuno? Sì, bella vittoria, forse facile, brevissimo. Mark. No, facile no, magari può essere. Si è sembrato così, però siamo stati bravi subito a ancorare la partita nel modo giusto, l'atteggiamento giusto, e poi di conseguenza la partita è andata nel verso migliore, diciamo. Comunque avete dominato in lungo e largo la Germania, vi aspettavate un avversario così? Oppure? No, secondo me, cioè, non devo sottovalutare la Fermana, ma siamo stati bravi noi, come dicevo prima, a partire col piede giusto, poi le cose sono venute da sé, stiamo cercando di limitare i rischi e creare più occasioni. Le ultime due partite ci sta riuscendo e dobbiamo continuare su questa strada. Insomma, segnando vittoria consecutiva, la giostra con la leggera è stata una scossa. Sì, ci ha dato, diciamo, la... No, dai, siamo stati bravi, è sembrata, come detto te, una partita semplice, però penso che l'abbiamo indirizzata noi così, e abbiamo tenuto botta, siamo riusciti di nuovo a non subire gol, che è già importante, che comunque davanti creiamo sempre qualcosa. Siamo stati bravi a far 3 gol e dobbiamo andare avanti così, lavorare. Adesso domenica c'è un'altra partita, un'altra guerra, e con lo stesso atteggiamento di oggi si fa tanti punti. C'è un tour de force di partita adesso? Sì, sì, adesso sì. Esatto, ci sono tante partite, toste tutte le partite toste, perché quest'anno non ci sono partite semplici, però se siamo questi non dobbiamo avere paura di nessuno. Ambizioni? Ma dobbiamo pensare partita a partita, noi adesso non dobbiamo avere obiettivi, non dobbiamo guardare troppo in là, dobbiamo guardare a ogni domenica, a ogni partita, e cercare di portare a casa i 3 punti ogni domenica, poi alla fine si fanno i conti. Grazie. Hai magari sbagliato il gol più facile e segnato quello più difficile, no? Hai ragione anche te, però sono arrabbiato per quel secondo gol, poi sono entrato il secondo tempo cercando di provare a fare un altro insieme alla squadra, ci siamo riusciti con l'ingresso di Rover. L'importante è aver continuato la striscia positiva che abbiamo iniziato domenica. Adesso guardiamo la partita subito contro il Fano e pensiamo a quella. Siete un po' una squadra di controfieristi, insomma, date vantaggio molto più facile, avete giocatori tanti, diciamo, che amano giocare un po' a campo aperto, no? Sì, anche il modulo, comunque siamo una squadra propositiva che vuole andare in avanti, l'attacco, e per quello dobbiamo essere attenti in fase difensiva, perché poi davanti sappiamo che possiamo creare occasioni. Ma ich glaube, wir haben sagen sofort ein perfekt Spiel gespielt. Wir haben hinten fast gar nichts riskiert. Und vorne die Chance total ausnutzt. Und ich glaube, wir haben wirklich, heute war es ja immer nicht ein leichtes Spiel, weil es ist eine gute Mannschaft, aber wir haben es leicht gemacht und deshalb müssen wir so weitergehen. Jetzt ist Sonntag noch ein brutaler schweres Spiel und schauen wir uns, dass wir die 3 Punkte holen. Waren Sie, war das Heinz so stark oder Sie so schwach? Außen hat es ausgeschaltet werden? Nein, Sie sind sicher nicht so schwach, aber ich glaube, wir haben heute, wie gesagt, ein brutal gutes Spiel gespielt. Wir waren kompakt und viele Chancen kreiert und hinten gut gestanden, und das ist wichtig, wenn man hinten gut steht und keine Tore kassiert, dann gewinnen wir meistens die Spiele, weil vorne schaffen wir immer irgendwie ein Tor zu schießen. Du unterschiedst aber jetzt auch keinen Kollegen? Nein, das ist nicht, das schießt sich das halt dem Auge nicht so, nein, der Schiedsrichter hat es, glaube ich, heute halt so schon gut gemacht. Sonntag 2 Punkte gefahren, also ist man in der Welle da, was wieder interessant ist? Ja, jetzt ist Sonntag ein wichtiges Spiel. Wenn wir die 3 Punkte holen, dann sind wir da, wo wir wollen. Und wie gesagt, wir müssen gleich spielen, wie wir heute tun, aber es ist nicht leicht, weil jetzt ist noch ein Spiel in den nächsten 3 Tagen. Wir werden ein bisschen mehr sein, aber wir haben sicher brutal viele Auswechseln, denen es brutal helfen kann. No, grazie ragazzi. No, grazie a voi.